Angelo Semerano e qui a Sinergie 2018, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Siamo qui a Milano, abbiamo parlato agli agenti immobiliari, Gestim di fatto, di cui Angelo è CEO e fondatore, okay? Si occupa proprio di dati, si occupa di software gestionali e di questo parliamo. Oggi tu hai discusso, hai lungamente intrattenuto la platea con temi come big data e intelligenza artificiale. Per sintetizzare in pillole quindi questo intervento. Esatto. Ma guarda, allora, prima pillola, che ho cercato di colpire qualcuno in sala con una casetta gommosa, a parte comunque la parte comica di fondo, c'è stato un'analisi su quella che è la struttura attuale della frammentazione dei dati che abbiamo in Italia. Perché in Italia, diciamo, abbiamo veramente una mole di dati considerevole e interessante. Il problema è che sono frammentati e vengono detenuti all'interno di software, per esempio come il nostro, che ormai è utilizzato da oltre 2000 agenzie in Italia, adesso anche Remax con Maximizer, che è proprio un gestionale appositamente studiato per la rete, ha tutta una mole di dati al suo interno, e magari anche altre realtà tipo i portali immobiliari, piattaforme tipo Replat, piattaforme tipo Realistico e così via, agent pricing eccetera. Quindi c'è veramente una mole di dati, ma tra di loro non c'è dialogo. Quindi fare un'analisi accurata su quello che sono oggi i trend di mercato, ma anche utilizzare magari strumenti di analisi del big data per fare quello che può essere analisi o anche implementazione a livello di intelligenza artificiale, marketing predittivo, non è facile, però non è che non sia fattibile. L'ideale sarebbe che tutti i player tecnologici, con a monte magari un coordinamento di associazioni, gruppi franchising, reti e così via, si mettessero a un tavolo per dire: ok, abbiamo il dato, condividiamolo tutti insieme anche in forma anonima per creare qualcosa di utile per tutta la categoria. Buon auspicio quindi per la categoria degli agenti immobiliari. Un commento a margine di questo evento. Ma l'evento è stato veramente molto bello e interessante, è stato veramente una mitragliata di speech uno dietro l'altro, ognuno parlava appunto e trattava un argomento totalmente diverso, molti tra di loro si andavano anche a intersecare ed è stato veramente interessante, una cosa di mai fatto in Italia e spero che non sia la prima e l'ultima volta che si vada a verificare, quindi assolutamente un'esperienza da ripetere, una platea molto attenta, preparata anche su determinati temi, secondo me è da allargare perché può essere veramente interessante per tutti quelli che oggi hanno avuto la sfortuna di non essere qui perché si sono persi qualcosa di veramente interessante. Angelo Semerano, CEO e founder di Gestim.